Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Sara e lui è Tito, il mio puledro Quarab di 4 anni. Oggi sono qui per mostrarvi una sessione di lavoro alla corda, vi farò vedere ciò che faccio e come lo faccio, seguendovi per tutto il video con un voiceover. Piccolo disclaimer, in questo video esagero i miei movimenti per riuscire a mostrarveli chiaramente. Durante una sessione di lavoro normale potete esagerare con un cavallo giovane per poi rendere i comandi impercettibili o con un cavallo poco reattivo con lo stesso scopo, andare ad alleggerire man mano. Il lavoro alla corda è uno degli esercizi migliori per il vostro cavallo. Serve per creare ritmo, scioltezza sia nelle andature che nelle transizioni. È un ottimo modo per ginnasticare il cavallo, lavorare sul tono muscolare, il modo in cui si muove e ci sono una grande varietà di esercizi che potete fare. Ci tengo a sottolineare che lavorare alla corda e girare alla corda sono due concetti ben differenti, uno dei quali completamente sbagliato, in quanto a lungo andare danneggia il cavallo. Girare un cavallo per farlo stancare o scaricare non è vantaggioso per il cavallo stesso. Prima di caricare e sforzare l'articolazione e la muscolatura, il cavallo deve sempre, sempre essere stato riscaldato prima e non deve mai essere sovraccaricato. Le sessioni non devono mai durare un'ora intera, ma massimo una ventina di minuti o mezz'ora, cambiando l'ampiezza del circolo e direzione diverse volte, in quanto il cavallo continua a lavorare in un circolo, quindi in cerchio, e va a sovraccaricare tantissimo le articolazioni. La sessione di lavoro inizia con un riscaldamento al passo per poi passare al trotto. Inizialmente lascio che si muova come meglio crede per scaldarsi e sciogliersi un po' le tre andature. Inizio poi a chiedergli di distendere l'incollatura per lavorare schiena, posteriore e per sciogliersi. Durante questa sessione era abbastanza rigido, quindi ho puntato molto su quello per aiutarlo il più possibile. Come ho detto a inizio video, durante questa sessione ho esagerato molto i miei movimenti per mostrarvi chiaramente le richieste. Gli chiedo di abbassare l'incollatura con voce, un comando vocale giù, e una pressione sulla longa, quasi una vibrazione. Prima di una transizione faccio una mezza fermata, sia con la voce, con un comando vocale che solitamente è semplicemente un modo per richiamare l'attenzione, che può essere E, oppure lui è ormai abituato a ok, perché ho il vizio di dire ok prima di ogni transizione, quindi lui ormai l'ha associato alla mezza fermata, e con il mio corpo per prepararlo appunto alla richiesta. Durante la sessione mi sono concentrata sulle transizioni all'interno dell'andatura al trotto, stringendo il circolo invece che chiedergli di alzare l'incollatura come faccio solitamente per portare il posteriore sotto al corpo, gli ho chiesto di distendere l'incollatura per ingaggiare tutta la zona addominale. Probabilmente voi non riuscite a vederlo da questa inquadratura, però il cavallo sta ingaggiando molto gli addominali appunto. E questo è un esercizio davvero molto utile, complesso e che richiede una buona preparazione di base, una buona muscolatura, però appunto, come ho detto, molto utile per imparare appunto a ingaggiare tutta la zona addominale, che è essenziale nel movimento. In questo caso mi sono concentrata tanto anche sulla posizione dell'incollatura per questa posizione. Nonostante ciò, lascio che ogni tanto l'alzi o che semplicemente stia come si sente più comodo, perché tenere l'incollatura fissa in un unico punto per un tempo prolungato è dannoso per il cavallo. Quindi ci sta ogni tanto sentirsi il bisogno magari di ritirarla su, semplicemente di allungare in avanti il naso, oppure di portarla anche più bassa per strecciare un po' la muscolatura. Ogni volta in cui si lavora in circolo stretto è bene poi lasciare la longa al cavallo in modo tale che possa allungare e andare in un circolo più ampio. Per allungare gli lasciavo longa, quindi lui era libero di muoversi liberamente in un circolo molto più ampio, e semplicemente di portare in avanti il naso. Infatti, come potete vedere, teneva l'incollatura più alta e il naso più in avanti, e si nota una chiara differenza tra l'ampiezza anche delle falcate e il ritmo. Per la transizione, voce, che può essere la rana, quindi, oppure il bacio al galoppo, oppure semplicemente fischio per una transizione a scendere, oppure dico trotto, passo, galoppo, e lui ormai ha associato il nome all'andatura corrispondente. E lo spingo in avanti, come si fa da sella se la transizione è a salire. Mentre appunto per una transizione a scendere, oltre alla voce, abbasso la mia energia e in un certo senso mi chiudo in modo tale da interrompere questa specie di spinta. Come potete vedere, io non utilizzo la frusta. Se ho bisogno di aumentare la pressione, magari se ho un cavallo che quel giorno è particolarmente spento, oppure se sto lavorando appunto con un puledro che quindi appunto ancora non conosce il lavoro alla corda,
mi aiuto semplicemente con la lonja, muovendola leggermente, quindi applicando una pressione sul posteriore, oppure a livello della spalla per spostarla in fuori, con una cosa che faccio spesso con dito. Però appunto non uso la frusta perché trovo che applichi troppa pressione, anche un po' involontariamente. Spesso si vedono cavalli totalmente sordi alla pressione, e quindi poi quando si toglie la frusta semplicemente non girano più alla corda, ed è una cosa che non voglio. Questo è un ottimo esempio di transizione a scendere, preparata ed eseguita correttamente. La connessione è essenziale durante la transizione. Preparare le transizioni è importante per la riuscita della stessa. Una transizione non preparata è una transizione fatta in maniera approssimativa e l'andatura sarà a sua volta scoordinata. Se la transizione non avviene, si riprepara e si rifà la richiesta, piuttosto che continuamente aggiungere pressione in modo tale che il cavallo poi vada a cadere nell'andatura, perché non è una transizione bilanciata e perderà completamente l'equilibrio anche durante l'andatura, appunto. Qui vi mostro brevemente la nostra routine post lavoro. Gli massaggio schiena e articolazioni, questo è un ottimo modo per defaticare la muscolatura e per l'appunto le articolazioni subito dopo il lavoro. Successivamente facciamo qualche esercizio di stretching, per lui è sempre stato relativamente semplice, devo dire. Ha sempre avuto una buona flessibilità nonostante questa sua appunto rigidità a livello della schiena. Ha iniziato a farlo quando era molto giovane, ho introdotto i primi esercizi quando aveva più o meno 3 anni o 2 anni e mezzo, quindi ha avuto appunto molto tempo per sviluppare questa sua flessibilità. Dopo averlo massaggiato, dopo aver fatto stretching, solitamente gli metto un leggero strato di arnica sulla schiena. Dopo un lavoro particolarmente pesante sarebbe bene metterla anche sulle articolazioni, perché previene delle eventuali infiammazioni. Però appunto, visto che lui ha questa rigidità a livello della schiena, gliela metto solo lì. E soprattutto appunto, oltre che sulla schiena, anche a livello del sacro, perché la rigidità partiva appunto dalla zona lombare. Thank you.
Noi siamo giunti alla conclusione di questo video. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticatevi di lasciare un pollice in su, lasciare un commento e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video.